Non dormire di più, dormi di qualità. Se fai fatica ad addormentarti, vai a letto tardi, dormi male, ti alzi presto e quando ti svegli ti senti anche più stanco di quando sei andato a dormire, allora qui c'è qualcosa da rivedere. La cattiva qualità del sonno causa abbassamenti del tuo sistema immunitario e se la situazione è cronica si rischia anche l'insulinoresistenza. Aumenta la pressione sanguigna, aumenta il rischio di incidenti, aumenta il rischio di contrarre diabete di tipo 2 e di diventare obesi. Aumenta la possibilità di soffrire di depressione e di malattie cardiovascolari. Ma quanto bisogna dormire? La scienza ci dice che dalle 6 alle 7 ore e mezza a persona, in base ai tipi, dovrebbe andare. Tieni presente che maggiore è la qualità del sonno, meno ore di sonno avrai bisogno per stare bene. Maggiore qualità del sonno significa quanto velocemente ci si riesce ad addormentare e quanto tempo si trascorre nella fase REM, la fase in cui avviene la rigenerazione dei tessuti e delle cellule del nostro cervello. Le cause principali di scarsa qualità del sonno sono: alimentazione non corretta, eccessiva esposizione a smartphone, PC e televisione. La luce di questi prodotti distrugge la qualità del nostro sonno, sopprime la melatonina, che è l'ormone che ci permette di dormire di qualità. Qualche consiglio rapido per migliorare la qualità del nostro sonno: addormentati e svegliati sempre alla stessa ora. Elimina la caffeina almeno 5-8 ore prima di andare a dormire. Evita il più possibile l'alcol in prossimità del sonno. Valeriana, camomilla e magnesio possono aiutarti a migliorare la qualità del sonno. Limita l'acqua prima di andare a dormire per evitare di svegliarti per andare in bagno e quindi interrompere il tuo sonno. Cerca di terminare l'allenamento almeno 2 ore prima di coricarti. La qualità del riposo è la variabile più importante per migliorare le funzioni cerebrali, la longevità, le prestazioni fisiche sportive e per contrastare l'accumulo di peso in eccesso.